Bene, grazie e buon proseguimento, grazie, grazie. Grande festa al Casinò Caffè, la festa del Campari. Adesso girando qua e là, noi cerchiamo anche di intervistare qualcuno, abbiamo trovato una ragazza coraggiosa che è disposta a darci la sua opinione. Intanto come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Michela. Bene, Michela. Ascolta, sei qui alla festa del Campari? Sì, sì, molto bello. La sera è davvero bella. Bene, mi fa piacere, una serata bella. Tu come vivi la città d'Aprilia e come vedi che dovrebbe essere, secondo la città d'Aprilia? Di eventi come questi ce ne dovrebbero essere molti? Magari ce ne fossero di eventi come questi, soprattutto perché può essere un ritrovo molto bello per i giovani, anche perché i giovani purtroppo a Aprilia sono un po' soffocati e questo non è bello. Più spazio per i giovani, perché comunque io penso che alla fine i giovani sono il futuro e sarebbe meglio valorizzarli, secondo me. Beh, intanto sicuramente i giovani sono un presente, motivo perché si dovrebbero divertire, e poi successivamente un futuro. Ma dimmi la verità, lavori in televisione tu? No, io no. Eppure ti vedo molto sciolta davanti alla telecamera, solo hanno tutti paura. No, insomma, mi sono un po' vergognata, però. Beh, diciamo la verità, l'uomo dietro la telecamera non è proprio bello la regia, quindi capisco che ti vergogna, però è come se è simpatico. Sì, è simpatico, gli voglio bene, è un grande amico, simpaticone. Bene, allora un saluto da Michela che vi saluta tanto. Buonasera a tutti, grazie. Michela, grazie a te, ciao, ciao. Amiche e amici telespettatori, è fantastica questa festa, la serata del Campari è meravigliosa al Casinò Caffè, finalmente che abbiamo taggato il proprietario, Alessandro, l'abbiamo qua, ciao Ale. Ciao Carmelo. Bene. Sono emozionato. È normalissimo, anche noi lo siamo, è una festa fantastica. Dicevamo ai nostri amiche telespettatori e telespettatrici che la festa del Campari, che è una cosa regolare, non si faceva più da anni ad Aprilia, e grazie a te al Casinò Caffè finalmente siamo riusciti a arrivare. Come hai fatto? Com'è? Impegno, Carmelo, lo sai, da quando abbiamo aperto solo locale ci siamo impegnati. E diciamo che abbiamo avuto la risposta giusta, abbiamo promosso il Campari perché è un prodotto italiano, un prodotto che deve essere spinto, e ha avuto il suo successone. Secondo me, amiche mie, i suoi clienti sono tutti attaccati al Campari, visto magari i volumi, l'azienda Campari ha detto te la diamo noi la festa senza che ti stressi, è così. È graditissima. Bene Ale, complimenti, festa riuscitissima da quello che vediamo, c'è tantissima gioventù, abbiamo trovato anche personaggi noti, abbiamo visto il direttore di Teleobiettivo, il presidente dell'ADM, abbiamo visto amici comuni, abbiamo visto un sacco di gente, quindi vuol dire che è ben riuscita tra i giovani, ma è riuscita anche tra le persone che vivono la società qui ad Aprilia, quindi complimenti, un successone. Vuoi dire a chi ci ascolta dove trovano il tuo bar, l'indirizzo dove si trova, e se hai qualche iniziativa anche per l'estate, se hai in mente qualcosa con i gelati, qual è l'aspetto? Allora, sì. Sicuramente rinforzeremo la sala giochi, adesso stiamo allestando il bancone gelateria. E ci trovano ad Aprilia, via Muccio Clementi 71. Ok. Bene, amiche, adesso Alessandro deve correre che già... E tutti vogliono il Campari, forza, è la festa del Campari. Ale, grazie di cuore, grazie. Amiche e amici telespettatori, la festa del Campari, grande successo al Casinò Caffè. Qui troviamo altri amici che si stanno divertendo. Abbiamo qui davanti... Gianni. Abbiamo qui davanti... Lorenzo. Abbiamo qui davanti... Danilo. Bene, allora cominciamo da Gianni. Cosa te ne sembra la festa del Casinò Caffè? Bellissima, e auguroni all'amico Carmelo. Bene, io dico una cosa, chi vive la città d'Aprilia, come voi magari che sei aprilano da sempre, è bello avere questi eventi, poter vedere la gioventù che va in giro, il divertimento. Come no, anche perché poi ecco, bei spazi, belle, è bello proprio fare queste serate, queste cose, insomma... Bene, non ti sento senza microfono. Bene, allora dici. È bello perché è una bella serata, è una bella cosa, insomma, se sta bene in compagnia con amici, se chiacchiera, se... Quindi diciamo che è giusto dire che dovremmo sfatare, è giusto dire... La gioventù nella politica, perché c'ho ogni giorno nella politica per fare cose concrete e fatte... Bene, ma qui la festa del Campari, la politica adesso non ci interessa, volevo chiedere un'altra cosa invece. Ti volevo dire, quindi è giusto dire che Aprilia non è solo un dormitorio? Sì, è giusto, anche se io te devo dire la verità, come la penso da Aprilia, non è che la penso proprio, però può diventare molto, molto, molto meglio Aprilia.
volendo, impegnandosi veramente, può diventare una bella città, piena di cose belle da fare, birrerie, eventi, pub, discoteche, e se potrebbe star bene veramente. Vedete, Aprilia è una città che basta poco per fare festa. Tu cosa ne pensi? Sì, penso anch'io la stessa cosa. La festa è carina, diciamo, va così. Bene, quindi portiamo avanti la festa del Campari e vi salutiamo tutti quanti. Ciao. Bene, amiche e amici, la festa del Campari, grande successo. In questo momento io ho visto una ragazza, è un'estranea, non la conosco. Mi dice che si chiama? Daniela. Si chiama Daniela e a questo punto Carmelo Terzo, Struscia l'esercente, Casinò Caffè, la festa del Campari e Daniela vi salutano. Ciao.